pronti quasi per la partenza, per fare questa fiaccolata, per solidarizzare nei confronti di Fausto Piano, il nostro concittadino, e anche gli altri tre rapiti in Libia, sperando che la Farnesina riesca a risolvere il problema, a riportare al più presto Fausto. Quindi siamo vicini alla famiglia, a lui, tutti i capoterresi, e qui sono venuti con piacere a fare questa fiaccolata anche i sindaci di San Rocco, Pula e Villa San Pietro, e per questo li ringraziamo tutti. Ed è un dono di cui abbiamo bisogno tutti, la pace tra i popoli, la pace tra le nazioni, la pace nella società umana, la pace nelle famiglie, la pace nei cuori, no? Pace per gli altri. Come si fa a essere pace per gli altri? Quando una persona ti ispira fiducia, quando una persona dice quella è una persona buona, quella è una persona di pace, perché costruisce, perché vuole il bene, perché ama, perché si sforza, si sacrifica per gli altri, per gli ideali, per la famiglia. Allora questo è importante. Noi partiamo stasera per fare questo cammino, che è un cammino ecco silenzioso, ma è il cuore e la mente, e l'affetto, l'amicizia e anche la solidarietà che si uniscono tutti insieme per dimostrare questa vicinanza, non solo alla famiglia di Fausto, certo, perché è di Capoterra e ci tocca da vicino, ma è un nostro conterraneo, un sardo, insieme anche ricordiamo gli altri tre e tutte anche le altre situazioni difficili che sono presenti non solo nel Medio Oriente, ma allargando lo sguardo, se dovessimo allargare un po'. Ce ne sono tante situazioni complicate. Allora facciamo questo passo. Allora dobbiamo essere vicini in questo momento, così in una forma molto semplice, umile, per essere attenti, non indifferenti, ma attenti, solidali e chi può anche premurosi, decisi ecco, nell'essere vicini. Maria Regina della pace, prega per noi. Maria Regina delle nostre famiglie, prega per noi.